la parola volentieri a lei. Grazie, grazie tante. Oggi parleremo di due o tre temi fondamentali. E la potenza stravolgente e travolgente degli esponenziali e di come ci possono essere condizioni per una transizione di fase in cui le organizzazioni centralizzate che conosciamo benissimo, siano esse la società o aziende o anche la nostra vita personale, possano trasformarsi in organizzazioni a rete, non più gerarchiche ma distribuite e decentralizzate. E come le intelligenze artificiali che stanno arrivando dopo aver promesso per decenni che ci avrebbero sorpreso, con novità concrete e dirompenti a trasformare la nostra vita. Il mio nome è David Orban, mi trovate effettivamente dappertutto molto facilmente e mi fa effettivamente piacere continuare la conversazione anche oltre questo momento. Quindi non esitate a collegarvi su qualunque sia la vostra piattaforma di scelta e farmi domande per approfondire quello che eventualmente oggi viene solamente accennato. Sono docente advisor alla Singularity University, responsabile dell'innovazione di WhatsApp e l'anno scorso ho fondato una non profit basata a Londra che adesso ha rappresentanze in 25 paesi, chiamata Network Society Research, che si occupa proprio di approfondire e divulgare i risultati attorno a questi temi. Ho scritto un libro che è in fase di pubblicazione da Huckley con il titolo Singolarità se acquistate la versione cartacea vi regalo la versione elettronica in anteprima, così potete già preparare domande utili. Uno dei temi fondamentali del libro è che l'umanità ha avuto una costante coevoluzione con la tecnologia. È una delle cose che ci definisce, ci separa dagli altri esseri viventi, dagli altri animali. E fin da quando, 100, 200 mila anni fa, abbiamo cominciato a utilizzare il fuoco, questo ha accelerato i processi di digestione, per esempio, permettendo a noi di dedicare meno tempo a nutrirci in proporzione all'interno di una giornata che non altre specie animali, anche altre scimmie antropomorfe. E abbiamo imparato attraverso letteralmente decine di migliaia di anni di errori come sfruttare la tecnologia in modo aperto, inclusivo, che portasse all'emancipazione delle persone, delle comunità e delle organizzazioni che creiamo. Oggi siamo di fronte ad una potenza della tecnologia che crea conseguenze inaspettate. Molti di voi conosceranno l'immagine a sinistra sullo schermo, rappresenta la seconda generazione delle macchine robotiche che Google sta testando. Se verso le 10 di mattina vi fermate davanti ad un certo garage a Mountain View, li vedete uscire proprio ai propri percorsi sulle strade cittadine pubbliche. E contrariamente alla prima generazione, queste non hanno il volante. E quindi tu direttamente imposti la destinazione sullo smartphone e la macchina ti ci porta in autonomia. Qual è la relazione di questa a me simpaticissima e meravigliosa innovazione con la seconda immagine che è ancora prototipale ma sta accelerando essa stessa della stampa 3D degli organi. Senza lasciarvi tempo di proporre delle possibili soluzioni, oggi la prima causa di morte per la fascia d'età dai 25 ai 35 anni sono gli incidenti. E questa è una tragedia che le macchine robotiche, si prevede, eviteranno, perché ridurranno in modo radicale gli incidenti che oggi accadono
per la stragrande maggioranza, invece che da un problema dell'automobile stesso, per errore umano. Io che uso il cellulare invece di stare attento, oppure ho troppo sonno, oppure ho bevuto, o altre ragioni simili. E quando le macchine robotiche elimineranno le morti dei giovani, i vecchi diranno: e i nostri organi adesso da dove li prendiamo? Perché queste persone oggi servono e vengono utilizzate per espiantare i loro organi, che è una cosa socialmente accettatissima, dove tra l'altro è una questione solo di un piccolo hack sociale, qual è la percentuale di persone che diventano donatori. Non è una questione di morale preponderante all'interno di una data nazione. In Italia circa il 30% delle persone, forse anche meno, sono donatori, mentre in Svezia l'80-90% delle persone sono donatori, ma non perché uno sia meglio dell'altro. Semplicemente in Italia è opt-in, tu devi dichiarare di esserlo, mentre in Svezia è opt-out, se tu metti la casella non lo sei. E quindi questo è il potere delle selezioni di default, che gli sviluppatori lo sanno benissimo. Se il pulsante a nulla o a destra o a sinistra fa una grande differenza nel design di un'applicazione, così anche nella società allargata il potere dei default ha un grande impatto. E quindi, quando ci saranno le macchine robotiche, avremo bisogno di organi stampati 3D affinché noi, che diventeremo vecchi, possiamo prolungare ulteriormente la nostra durata della vita con reni, fegati, cuori, polmoni, occhi, quelli che servono. Certo, la complessità del mondo che stiamo disegnando sta aumentando vertiginosamente. È una delle ragioni per cui è assolutamente ragionevole aspettarsi che i sistemi di intelligenza artificiale, più o meno spinti, siano necessari per sostenere lo sviluppo della civiltà globale che stiamo costruendo, con le conseguenze però di trasformazioni molto molto difficili di gestire. La codifica e la decodifica del DNA sta diventando alla portata di tutti e cambierà completamente le regole con cui funzionano le società di assicurazioni, che oggi comodamente mettono ognuno di noi in contenitori in base ad una comune ignoranza statistica, quindi semplicemente di conseguenza di età o particolari comportamenti di fatto a posteriori di una base genetica, mentre domani, quando la conoscenza di che cosa implicano, non necessariamente determinano, ma che cosa implicano i nostri geni, farà sì che ci saranno due gruppi: quelli che si assicurano perché sanno che sono statisticamente più portati verso una malattia e le assicurazioni non li vorrebbero, e l'altro gruppo, quelli che non si assicureranno perché sanno che sono soldi, statisticamente parlando, sprecati, e le assicurazioni usavano quei premi per coprire le necessità dei primi, e quindi salterà garantitamente tutto all'aria. Nello stesso tempo questi cambiamenti nascondono opportunità incredibili. Già oggi stiamo avvicinandoci alle prime aziende la cui capitalizzazione è di 1.000 miliardi di dollari nelle borse, e Peter Diamandis, uno dei fondatori della Singularity University, tiene un corso o una lezione, meglio, durante i nostri corsi, intitolato "Chi vuole essere un quadrilionario", quadrillionaire in inglese, non so qual è la parola italiana, espresso in milione di miliardi di dollari di valore di capitalizzazione, basandosi proprio sulle opportunità che si stanno presentando in una economia delle idee che si trasformano in mercati, che si trasformano in benessere, creatività e opportunità per le persone. La Singularity University cavalca proprio le idee esponenziali. Presso il centro di ricerche
della NASA a Moffett Field, supportato da Google, fondato appunto da Peter Diamandis, che ha anche organizzato il primo concorso per il viaggio privato nello spazio, la Ansari X Prize, che poi è diventata Virgin Galactic, ed è stato un po' il fattore scatenante di tutta una serie di iniziative per l'esplorazione e lo sfruttamento privato, civile dello spazio, nonché da Ray Kurzweil, che è inventore, scrittore di bestseller, a 60 anni e passa ha accettato il suo primo lavoro nella vita, diventando Director of Engineering di Google, e divide in grandi sfide globali quello che abbiamo di fronte per avere un impatto positivo sulla vita di più di 1 milione di persone entro 10 anni nelle iniziative che nascono attorno all'intelligenza artificiale, biotecnologia, nanotecnologia, reti, energia, sempre cavalcando quelli che sono i cambiamenti esponenziali di miglioramento di efficienza, capacità, diminuzione esponenziale di costo, trasformazioni che digitalizzano, dematerializzano, demonetizzano e democratizzano le nostre società in momenti molto difficili da cogliere anche da parte degli esperti. L'esempio più comune, meglio noto di questo, è la legge di Moore, quello che detta il raddoppio all'incirca ogni 18 mesi della potenza dei nostri computer. È da letteralmente 50 anni che questa, che non è una legge di natura, è una profezia che si autoavvera da parte dello sforzo comune di gruppi di ingegneri che in tutto il mondo si danno da fare perché siano loro ad avere la capacità di fare il prossimo passo, e quindi o attraverso la concessione di licenza dei brevetti o da parte di altri che magari rubano le idee, è uno sforzo comune che si porta avanti, e la potenza dei fenomeni esponenziali confonde anche gli esperti. E quando agli inizi i fenomeni hanno dei segnali molto deboli, questi sono facilmente coperti dal rumore di fondo. I protocolli migliori, l'approccio più economicamente conveniente, che tipo di consorzio avrà la capacità di imporsi sul mercato e così avanti, non è assolutamente chiaro quando un dato sforzo è ancora all'inizio. E tradizionalmente viene identificato un momento in cui poi la successiva serie di raddoppi fa diventare il fenomeno sempre più evidente e tutti possono saltare sul cavallo del vincitore per dire loro sempre sempre. Un esempio per descrivere questo è il progetto Genoma Umano. Iniziato nel 1985 con un budget di 3 miliardi di dollari, dopo 7 anni era all'1% dello sforzo. E anche i più importanti esperti dicevano che era meglio abbandonare il progetto perché non c'erano 700 anni a disposizione e 300 miliardi di dollari di budget. In effetti questo passaggio è stato ottenuto attraverso progressivi raddoppi che dopo l'1%, l'anno dopo, sono diventati 2, 4, 8, 16, 32, 64 e senza neanche arrivare al raddoppio successivo del 128, la gente si sono fermati proprio al momento giusto che era stato previsto. Ma così come i personal computer non si sono fermati e magari trasformandosi nella natura sono diventati adesso degli smartphone e in futuro diventeranno come il controllore del termostato Nest, che alcuni di voi si chiederanno come mai Google ha acquistato, anche il progetto Genoma Umano non si è fermato a quel 100%. E oggi invece di volerci 15 anni, basta circa una settimana per avere il tuo genoma completamente sequenziato ad un costo inferiore ai $2,000, ed è previsto che all'incirca, fra altri 5, probabilmente 7 anni, si potrà ottenere lo stesso risultato in tempo reale ad un costo che sarà di
sempre 1-2 centesimi di dollari. E sarà effettuato, difatti, tra quei dispositivi che ci troveremo attorno a noi nelle nostre case, nei ristoranti, quelli che oggi chiamiamo il wearable device, per gestire in modo predittivo la nostra salute, per sequenziare non solo il nostro genoma, ma quello che viene chiamato il nostro microbioma, quindi l'insieme di quelle cellule che compongono in effetti la maggioranza delle cellule dei nostri corpi. E ci sono persone che vivono già in questa realtà. Il presidente degli Stati Uniti è protetto dai servizi segreti, che non solo gli si buttano davanti quando c'è la pallottola da schermare, ma c'è un altro gruppo all'interno di questi che è armato di aspirapolveri che lo seguono per raccogliere ogni possibile pezzo di pelle o di altri materiali organici, l'impronta digitale o quant'altro, che il presidente può lasciare in qualunque ambiente in cui sia passato per impedire di minimizzare la possibilità che il suo DNA venga raccolto da presunti nemici. E la tranquillità iniziale con cui si può trascurare la potenza degli esponenziali quando un fenomeno lineare si sovrasta, in effetti cambia molto rapidamente in un panico. William Gibson, lo scrittore di fantascienza, ci dà una guida. Basta guardarci intorno e in ambienti come possono essere quelli di Google, oppure geografici come può essere Hong Kong, Singapore o la Sicilia, il futuro è già qui. In effetti la distribuzione universale e uniforme di questo futuro è lo sforzo di opportunità, di uguaglianza e di emancipazione che le società e gli individui che compongono le società anelano e vogliono poter raggiungere. I sogni che abbiamo avuto da sempre, da migliaia di anni nel costruire queste società, non erano inferiori in ambizione. E che quando gli schiavi egiziani che costruivano le piramidi si chiedevano se la loro condizione era giusta o ingiusta, e invariabilmente confermavano che era ingiusta, non c'era niente che potevano fare per cambiarla. E questa è la ragione della potenza del racconto di Spartaco, perché è un'impresa disperata. In assenza di una base tecnologica che la renda sostenibile, il cambiamento sociale ed economico non può avvenire. E attraverso quindi i cambiamenti che abbiamo visto nel Medioevo, oppure attraverso le nostre epoche industriali, per arrivare ad un'infrastruttura globale che ha creato una rete di civiltà planetaria, è questa sequenza che abbiamo visto, lo sviluppo di tecnologie che hanno comportato, non solo naturalmente, ma a quel punto irresistibilmente, inarrestabilmente, il cambiamento socio-economico. E oggi riportare ambienti e aumentare la nostra possibilità di esplorare sia la realtà della Terra su cui ci troviamo che il resto del cosmo è direttamente proporzionale alla nostra capacità di mappare il mondo, che sta raggiungendo una grana sempre più fine. E la esplorazione che facciamo poi dell'uso di queste possibilità, sia in termini di raccolta di dati e di elaborazione di dati, ma anche in termini dell'organizzazione di questi dati, e una ricerca di nuove soluzioni senza poter contare su una ricetta infallibile che a priori ci predica quale sarà la funzione di adattamento evolutivo che garantisce la sopravvivenza o perlomeno una certa resilienza delle nostre capacità in futuro. Il circolo virtuoso di evoluzione di hardware, software e design che vediamo e che già oggi è presente con l'aiuto di quelle che non c'è nessuna ragione di non chiamare intelligenze artificiali, per esempio nel disegno dei circuiti elettrici, i circuiti che all'interno dei nostri chip sono talmente complessi che non c'è nessun essere umano che potrebbe affrontarne il disegno se non fosse assistito da sistemi CAD sofisticatissimi,
disegnano l'esponenziale attraverso l'inviluppo di curve ad esse che si susseguono. Una delle critiche più comuni a questa visione che vi sto descrivendo è quella di una persona che dice guarda che sembra che questa cosa sia esponenziale, in realtà forzerai velocemente contro i limiti di una tecnologia o di una crescita e ti accorgerai che in realtà era semplicemente logistica e ti trovavi in una particolare posizione storica di questo cambiamento. Questa critica non si rende conto che assolutamente sì, ci sono state tecnologie, per esempio il campo informatico, che sono state le più rivoluzionarie di una data epoca, e poi si sono esaurite per essere sostituite da altre in una maniera assolutamente trasparente quando viste dall'esterno. Il tubo catodico è stato sostituito dai circuiti elettronici, che sono stati sostituiti dai circuiti integrati, e così avanti. L'invenzione del transistor ha portato alla potenza che vediamo tutto attorno a noi, ed è appunto questa sequenza che disegna l'esponenziale di cui stiamo parlando. E l'hardware, così come lo vediamo, può anche esaurire la propria capacità, ma l'ingenuità e il desiderio di successo e di invenzione e di creatività e di inventiva di ognuno dei team attorno al mondo porterà a nuovi risultati. Oggi viene predetta la fine della legge di Moore in base alla fine della possibilità di utilizzare circuiti basati sul silicio creati in maniera tradizionale. Ma un mio amico, Jordi Rose, ormai quasi 10 anni fa, ha fondato una società chiamata D-Wave Systems, che nel 2007 ha annunciato il primo calcolatore quantistico commercialmente disponibile, ha risultati completamente di ostracismo e di scetticismo da parte dell'establishment accademico di allora, che rifiutava anche solo la possibilità che non si rispettasse la loro comoda tabella di marcia, che ne vedeva la realizzazione solamente a 30 anni dopo. E l'anno scorso Google ha pubblicato un paper presso Google Research che mette in evidenza come qualunque soluzione alternativa fosse stata testata per la classificazione di immagini in base a reti neuronali, il computer quantistico lo battesse. E in base a questo test Google ne ha comprato uno, quest'anno ne ha comprato un altro. Sono ancora aggeggi non equivalenti per costo e di comodità di utilizzo ai nostri personal computer, costano circa 10-20 milioni di dollari per configurazione di base, e hanno bisogno di una preparazione in termini di capacità di programmazione che oggi paradossalmente è il vero collo di bottiglia. Jordi è sempre alla ricerca di persone che vogliano reinventare Quicksort per il calcolatore quantistico. Reinventare che cosa significa realizzare un database, o che cosa significa realizzare anche solo un'interfaccia utente per ragionare assieme a questa nuova generazione di computer. E queste sono opportunità meravigliose proprio per andare oltre. Quando i computer sono nati erano ciechi e sordi, non avevano nemmeno memoria, come afflitti da un difetto neurologico. Ogni sera che li spegnevamo, la mattina dopo toccava rispiegargli dall'inizio alla fine tutto rispetto all'universo, per poco che ne capissero. Arrivate le interfacce interattive, prima su carta e poi su schermo, attraverso la manipolazione diretta di immagini, di icone, con quelle che chiamavamo le interfacce what you see is what you get, che metaforicamente rappresentavano le nostre scrivanie. Oggi siamo in una fase dove i computer stanno abbandonando i vincoli della geometria del corpo umano, e non dovendo più fare riferimento alle tastiere, che non possono essere più piccole di tanto, si
si affidano alla capacità di interpretare il tocco, oppure si affidano alla capacità di interpretare il movimento, oppure si affidano alla capacità di instaurare nuovi paradigmi di interazione, sistemi operativi conversazionali che invece di estendersi in modo bidimensionale devono ricordarsi molto bene il contesto per poi poter costruire nuove azioni utili a sé. E stiamo già in un futuro che non è ugualmente distribuito dappertutto, sperimentando con le prime interfacce che direttamente collegando i nostri pensieri con la capacità di esecuzione dei computer ci proiettano più. La ragione per cui Nest è stato comprato da Google è perché il futuro è quello di Internet degli oggetti. Già oggi il chiacchiericcio delle macchine fra di loro supera di gran lunga quella che è la conversazione tra persone e questo divario non farà che aumentare. Essere in grado di derivare valore da questa conversazione tra le macchine alle persone è il fondamento dell'aumento dell'intelligenza, intelligence augmentation. È un campo che negli anni 60 ha portato Doug Engelbart, l'inventore originario del mouse, a costruire un incredibile dimostrazione di possibilità future che ha precorso letteralmente di 50 anni quello che noi poi abbiamo fatto per realizzare il suo sogno. Macchine remote, collegate, collaborazione, cambio di documenti, editing visuale, eccetera. Perché era convinto che avessimo bisogno dell'aiuto delle macchine per migliorare noi stessi e per portare avanti gli obiettivi della nostra civiltà. Siamo tutti cyborg. Io ho scelto di non indossare gli occhiali, pur vedendoli poco, per probabilmente vanità. Ma 500 anni fa questo mero oggetto ci avrebbe classificati perlomeno dei maghi, e se andava male degli stregoni e saremmo stati magari bruciati vivi. Oggi non possiamo fare meno della tecnologia, e questa tecnologia sta facendo nascere modi completamente nuovi di vedere e interpretare il mondo. Gli occhi che la biologia ha inventato molte volte attraverso i tentativi dell'evoluzione di interpretare lo spettro visivo della luce, da quelli composti delle mosche a quelli dei polipi, agli occhi nostri, non ha mai inventato un occhio come quello del LIDAR della macchina robotica autonoma di Google, che vede a 360 gradi con una risoluzione impareggiabile sia in termini spaziali che in termini temporali. E il funzionamento quindi di questo sistema è del tutto complementare a quello descritto dalla nostra traiettoria biologica precedente. Quando ha scoperto il buco nell'ozono, il premio Nobel Paul Crutzen ha sentito la necessità di dare proprio all'epoca geologica che occupiamo e ha chiamato antropocene quella caratterizzata dalla presenza dell'uomo sulla Terra. In un battito di ciglio, in termini geologici, abbiamo trasformato completamente il pianeta. Il filosofo Daniel Dennett ha composto questo grafico in cui si vede come la biomassa dei vertebrati terrestri, suddividibile in due gruppi, era dominata dalla vita che chiamiamo selvatica 10.000 anni fa, mentre oggi la proporzione che era a loro favore al 99% è completamente ribaltata e la biomassa di umani e nostri animali domestici occupa il 98% dei vertebrati. Una situazione insostenibile che dobbiamo superare necessariamente con l'unica differenza che ci caratterizza dai dinosauri. Loro non avevano i telescopi. Noi dobbiamo
assolutamente riconoscere che sia letteralmente puntare i telescopi per vedere se c'è una meteora che sta arrivando per colpire la Terra, potenzialmente estinguendoci, ma anche metaforicamente usare il telescopio della ragione per continuare ad affrontare le grandi sfide che abbiamo attorno a noi, che siano il riscaldamento globale, che siano Ebola o altre forme infettive, che siano quelle del terrorismo e della sicurezza mondiale, non possiamo che riconoscere che la chiave della risposta è quella tecnologica. E usare quindi la scienza e la ragione per affrontare la incertezza intrinseca di questa nostra epoca esponenziale. Che sia Hong Kong che vediamo, o Shanghai, oppure sia New York, è lo stesso pianeta su cui ci troviamo. E una buona illustrazione di quanto sia difficile dominare questo scenario è il cambiamento che c'è stato nelle aziende, di come riescono ad adattarsi ai cambiamenti. Da una media di 60 anni, una centinaia di anni fa, oggi per essere al culmine del successo aziendale hai una garanzia solamente di 15 anni. E mentre passi lineari mi permettono di prevedere bene dove andrò a finire, se io penso in termini di raddoppio della velocità, magari immaginando un aereo che per solo 30 secondi cambia, raddoppiando di secondo la sua partenza, anche se lo misuro con un miliardesimo di metro di precisione, non saprò predire nemmeno dove su quale continente l'aereo atterrerà. Kodak ha dominato per 100 anni la capacità di riprendere le immagini, ha letteralmente rifiutato lo sviluppo della fotografia digitale per scomparire 10 anni dopo la sua nascita. E le prossime frontiere, dove i nostri computer, per esempio, dovranno interpretare non solo le nostre azioni, ma i nostri pensieri, i nostri intenti espresse come emozioni, dove già oggi vediamo i segnali deboli di come l'anticipare delle nostre intenzioni può creare conflitti, si può immaginare scenari dove magari all'arrivo di una telefonata importante il mio calendario parla con il mio riproduttore musicale per un quarto d'ora di sessione di rilassamento e poi, vedendo che non sono effettivamente stato licenziato, si danno pacche sulle spalle per il lavoro ottimo compiuto assieme a mio favore. E l'acquisizione da parte di Google di un gruppo sorprendentemente ampio di laboratori e società di intelligenza artificiale, tra cui DeepMind, e di laboratori e società che si occupano di robotica, sta aprendo domande fondamentali relativamente all'impianto che società con grandi risorse possono dare al futuro. E quindi quali sono le conversazioni che eventualmente non stanno avvenendo in modo sufficientemente aperto rispetto alla definizione algoritmica di una prossima fase della coevoluzione, dove il libero arbitrio umano si scontra con una macchina robotica del futuro che eventualmente si rifiuta di partire. Se io sono una donna sola che gli do l'ordine di andare da qualche parte e mi trovo in Arabia Saudita. Il conflitto presunto tra intelligenze artificiali e civiltà umana non è assolutamente necessario. Sta a noi essere ambiziosi per andare oltre quelle che sono state oggi e fino ad oggi le nostre possibilità. E io intanto mi fermerei qua e terrei eventualmente altri slide per stimoli e approfondimenti anche in base alle vostre domande.
Ne ho ancora 200 da fare, il ritmo che sto tenendo non è nessun problema in una maniera un po' da Fidel, portarmi avanti e parlarvi per ore e ore. Ma sono molto curioso di sentire quello che avete anche voi da dire, quello che avete voi da chiedere, e quindi eventualmente riprenderò qualche slide per illustrare le mie risposte. Intanto noi ti ringraziamo perché sicuro ci hai ipnotizzati con questo racconto, questa Infatti danza. della registrazione dovrò montare l'applauso. Ma lei sta quindi dicendo che la singolarità tecnologica sia inevitabile? Oppure che abbiamo tutti gli strumenti a disposizione per evitarla, se c'è la rinuncia. Ma allora, ci sono tre aspetti nella tua domanda che ripeto perché la registrazione audio è qua locale. Quindi la tua domanda è se la singolarità tecnologica è inevitabile oppure abbiamo gli strumenti a disposizione per evitarla. E i tre aspetti che vedo nella tua domanda sono qual è la natura fondamentale del cambiamento, di evitabilità e di inevitabilità? Qual è la desiderabilità, perché ci sono persone come Ray che in effetti vogliono che questa ibridazione tra uomo e macchina continui e si porti alle massime possibili espressioni. Oppure Hans Moravec che ritiene che le intelligenze artificiali, i robot, in effetti siano nostri discendenti, non meno dignitosi e non meno ambiziosi di noi, ma che devono avere una chance per guardare fuori nell'universo. E il terzo aspetto è proprio questo, cioè se questi cambiamenti che sono così epocali e dirompenti avverranno, come mai non ne vediamo traccia nell'universo? Perché nel momento in cui noi o i nostri discendenti impareremo come si viaggia tra le stelle, così come abbiamo trasformato il pianeta in un battito di ciglio geologico, trasformeremo la Via Lattea in un battito di ciglio galattico. E un ipotetico osservatore d'Andromeda che punti il proprio telescopio verso di noi si chiederà cosa cavolo sta succedendo, è tutta la galassia che si è che è rifiorita improvvisamente. Noi con i nostri telescopi, pur vedendo miliardi di galassie, non vediamo traccia da nessuna parte di quello che noi faremmo nell'universo. Questo si chiama paradosso di Fermi. Enrico Fermi ci ragionava su 50-60 anni fa e non abbiamo una risposta. Quindi non sappiamo se c'è un filtro davanti a noi in termini evolutivi che inevitabilmente ha portato all'estinzione di altre civiltà tecnologiche prima che superassero questa barriera, sia questo il conflitto termonucleare globale o siano altre minacce all'estinzione dell'umanità. In termini di desiderabilità, io ritengo che una delle sfide più importanti che abbiamo è quello di rispettare il diritto ad un'esistenza dignitosa di coloro che non si sentono di partecipare al futuro che arriva. Oggi, per esempio, se tu sei un pensionato e non hai accesso ad un computer, fai fatica a parlare in Italia con l'Istituto Nazionale delle Pensioni. In effetti, è stato appositamente abilitato un servizio di supporto di centri di assistenza perché i vecchietti e le vecchiette possano fare quello che devono fare e questo doveva essere gratuito. Lo è stato per 3-4 anni, dopodiché da quest'anno quello stesso servizio di assistenza fiscale necessaria è a pagamento. E quindi ti ritrovi tu da pensionato a chiederti: ma questa società cosa vuole? Mi mette in una situazione dove, come popolazioni aborigene di tutti i continenti, mi ritrovo nell'impossibilità di sopravvivere.
e in un futuro una percentuale potenzialmente sempre maggiore della popolazione si chiederà qual è il proprio ruolo e se ha un ruolo da giocare. E quindi costruire una società che è inclusiva e che è capace di cavalcare queste opportunità in una maniera che sia solida e sostenibile è particolarmente importante. Mentre per quanto riguarda il primo aspetto della tua domanda, non è una legge di natura che la singolarità tecnologica avvenga. Se tu fai cadere una mela un milione di volte, comunque la successiva cadrà. Mentre non c'è niente di predeterminato di questo tipo che equivalentemente i cambiamenti tecnologici li faccia, li determini necessariamente. Però nel momento in cui decidessimo di gettare tutti la spugna, non andrà avanti la civiltà. E in effetti ci sono realtà di questo tipo che in Medio Oriente oppure negli Stati Uniti, praticamente su base religiosa, rifiutano il progresso tecnologico. Sia questo della civiltà occidentale, tout court, oppure rappresentazioni particolari di essa come le vaccinazioni, oppure la realtà del cambiamento climatico. C'è un movimento forte che si oppone a quello che potremmo chiamare il programma dell'illuminismo che ci ha portato fino a qui. E quindi io penso che sia compito di coloro che ritengono che non possiamo sopravvivere affidandoci alla superstizione e al misticismo, che non sia aiutato, affiancato, anche sostituito dalla tecnologia, essere molto forti nell'affermare questo, assolutamente non timidi, se necessario politicamente scorretti, perché la posizione distruttiva semplicemente non merita rispetto. Vai. L'analisi di come siamo arrivati al rapporto di potenza dove la X invece di Moore andando a guardare il passato, come facciamo in ottica di andando a guardare il futuro sapere di essere su quella legge o su una legge che sta cambiando e quanto possiamo controllare tutto questo, nel senso quanto un uso della tecnologia può portare a direzioni distruttive che quindi possono poi portare a influenzare in maniera negativa o in maniera drammatica l'evoluzione. Certo, ripeto la domanda, come possiamo essere sicuri che il cambiamento esponenziale segua una certa legge e non qualche altra, perché in realtà queste sono delle proiezioni, e come facciamo evitare che ci siano degli effetti distruttivi attorno all'applicazione di questi cambiamenti tecnologici. E la profezia che si autoavvera della legge di Moore ha bisogno di essere continuamente alimentata da risorse finanziarie, per esempio impiantare una linea di produzione di chip avanzati oggi costa tra i 5 e i 10 miliardi di dollari. Evidentemente è alla portata di pochissime aziende farlo, e infatti c'è stato un consolidamento enorme. Oggi ci sono letteralmente 4-5 aziende al mondo che sono capaci di fabbricare i chip più avanzati, e le altre sono tutte fab virtuali, disegnano semplicemente, poi danno in produzione agli altri. Risorse anche di ingegno, i colli in bottiglia che ho menzionato per lo sviluppo dei calcolatori quantistici sono reali. Quando si è visto che non era più possibile migliorare la potenza dei computer attraverso l'aumento della loro velocità di clock, perché non riuscivamo a raffreddarli con sufficiente rapidità, e si è passati ai microprocessori multicore,
Oggi abbiamo tranquillamente 4, 6, 8 core, e Intel ha dei prototipi di microprocessori con 80 core che comincerà a produrre fra non molti anni. È cambiato anche il paradigma di realizzazione delle applicazioni. Sia i sistemi operativi che gli applicativi che vi girano sopra, se non tengono conto dell'architettura sottostante, addirittura possono girare più lenti che non la generazione precedente. E quindi con grande con incredibile capacità di pianificazione lungo decenni, Intel una decina di anni fa ha cominciato un programma di diffusione delle tecniche di programmazione parallela nei licei americani, in modo che per esempio Erlang invece che Pascal fosse il linguaggio con cui i ragazzi di 14 o 16 o 18 anni crescevano, e nel momento in cui si presentavano all'università e poi al lavoro, gli fosse naturale sfruttare quelle piattaforme, quelle architetture che nel frattempo nascevano. C'è quindi un grande bisogno di coordinamento di questo tipo, da parte sia di grandi aziende, ma c'è assolutamente bisogno anche delle iniziative, della creatività degli individui. Questo non è dimostrato da altro meglio che non dalla riserva di cassa di Apple, che è all'incirca, mettiamo, 500 miliardi di dollari, poi se sono 300 non importa. E l'unica cosa che gli è venuto in mente di fare, con tante altre cose di cui non sappiamo ancora perché le spese di capitale dimostrate nei suoi bilanci sono enormi, spendono decine di miliardi di dollari all'anno in cose che non si sanno, sono lì in una voce del bilancio. Ma comunque rispetto al totale, sono spese esigue, e l'unica cosa con quelle centinaia di miliardi di dollari che si sono inventati di fare è di pagare dei dividendi, che è la dichiarazione perfetta di un fallimento di creatività. Ed è per quello che le start-up, che aziende come Google, Apple o Facebook o altri acquisiscono in operazione di acqui-hire, dove un gruppo, una manciata di persone si porta magari qualche milione di dollari a casa e non hanno niente, praticamente quasi niente, è perché il talento e le idee hanno un valore fuori proporzione. I soldi non servono a niente se non c'è la potenza dell'individuo che li mette in città. La tua seconda domanda, statisticamente parlando, la tecnologia è stato un gioco non a somma zero. Quindi, quando nei telegiornali o nelle rubriche, tipicamente, nel modo in cui la tecnologia e il futuro viene rappresentato nei media tradizionali, tu vedi le due facce della medaglia e necessariamente viene invitato un esperto che dice una cosa buona e viene invitato un esperto che dice una cosa non buona, è una rappresentazione falsa, ipocrita, tendenziosa, molto probabilmente supportata dai finanziamenti di interessi pregressi che cercano di mantenere, rallentare o eliminare il cambiamento desiderabile. Perché negli ultimi 10.000 anni il cambiamento tecnologico è stato a nostro favore, come specie. Non saremmo 7 miliardi, saremmo 7 milioni se non fosse così. Questa non è garanzia che continui ad essere un'altra. È per quello che è fondamentale che guardiamo al futuro con occhi aperti. E quindi alzare l'allarme, come è stata la lettera aperta che ho firmato anch'io del Future of Life Institute, Hawking, Elon Musk e quanti altri, anzi ci sono stati certi firmatari e poi Elon Musk è arrivato con 10 milioni di dollari e ha detto ok, sono d'accordo, esploriamo quali sono le
i pericoli di un'intelligenza artificiale svincolata da regole, per esempio, etiche o morali. Ecco, io trovo queste esplorazioni utili e necessarie, e la loro implementazione dipende dalla disponibilità di una società trasparente, responsabilizzata, che è coerente con le sue proprie leggi. Ed è per quello che le rivelazioni di Snowden sono così importanti, perché a prescindere da ogni allarme relativamente ai pericoli del terrorismo internazionale, gli Stati Uniti sono oggi sulla strada per tagliare alle basi il sistema di valori fondanti della loro società. Nel momento in cui questo tipo di incoerenza si radica, non può che portare allo sfardamento, ed è allora che possono effettivamente moltiplicarsi i pericoli di un'esplosione di conseguenze negative inaspettate. La peste bubonica in Europa era una conseguenza inaspettata del commercio esteso di navi con l'Oriente, che ha portato un cambiamento che era impossibile da gestire in un'Europa indebolita da guerre internamente. Quindi non abbiamo garanzie che non ci sia uno sfaldamento abbastanza drammatico. Sì. Andando un po' a spasso per i terreni della fantascienza, invece, quali sono, secondo lei, i roadblock più grossi che la razza umana dovrà rimuovere nel prossimo futuro per fare quel passo superiore verso scenari di fantascienza che citava Gibson, che vengono trattati? Più, non so, penso alla produzione di energia, penso ai materiali, o penso addirittura a una fisica e una matematica che non c'è ancora, che non è ancora stata scoperta, una relatività che non è stata ancora magari craccata. Cioè, poi ci sono forse le sfide più grandi, perché ogni tanto penso a questi scenari futuribili e non so, mi chiedo, perdo quasi la fede, no? E dico, forse ci sono dei livelli di energia o di capacità che non raggiungeremo mai, perché sono fenomeni che sono semplicemente incontrollabili. Qual è la sua opinione? Allora, ripeto la domanda, quali sono i limiti, se vogliamo includere scenari di fantascienza, che dobbiamo porci di superare? Quali sono le sfide in termini di energia, di ingegneria, per andare avanti nei nostri progetti più importanti? Menziono una tecnologia che è assolutamente fantascientifica, ma penso particolarmente adatta di Google. Esiste uno stato teorico della materia che si chiama computronium. E assolutamente non sappiamo come si realizza. Semplicemente, per definizione, è la densità massima di calcolo raggiungibile nell'universo. Questo significa che una volta che tu raggiungi, e questo sarà probabilmente una spugna perché non potrà collassare, non dovrà collassare in un buco nero, e se tu lo raggiungi e vuoi calcolare di più, e per le intelligenze artificiali calcolare vuol dire conoscere, e conoscere sarà una spinta fondamentale, ugualmente basilare come la riproduzione biologica e il sesso per gli esseri umani. E quindi vorranno calcolare sempre. Ci sarà anzi il detto fra di loro: ah, guarda che l'AI ogni 10 secondi almeno pensano al calcolo. E maliziosamente. E nel momento in cui l'AI vuole calcolare di più, ed è fatto già di computroni, l'unico modo per definizione di farlo è di aggiungere massa. E quindi c'è questo scenario, sempre totalmente teorico e fantascientifico, di un Jupiter Brain, è il nome di un'entità fatta di computronium, quindi un cervello
grande delle dimensioni di un pianeta come Giove, che per desiderio di calcolare di più continua